vero che tutti gli altri sono uguali a me? No, non è proprio così. Buonasera mamma, quanta gente che c'è stasera. Allora, questa è la prima serata delle due che saranno fatte qui al Tettuccio per festeggiare i 5 anni della nostra accademia. I ragazzi che vedete sono i bambini, quelli più piccoli, ma naturalmente canteranno tutti, piccoli, grandi, medi, quindi sarà una serata di musica bellissima che spero vi piaccia. Un applauso a loro perché hanno iniziato la serata e chiaramente l'emozione è veramente molta, anche perché questo scenario qua la mette veramente un po'.
di emozione, sinceramente. Allora, dicevo che sono 5 anni che noi abbiamo aperto questa scuola, è un'accademia musicale di canto, e quest'anno noi festeggiamo qua la festa di tutti loro, con brani tutti editi, conosciuti, proprio per coinvolgervi. E inizierei con Miriana Cecchi, che è la conduttrice della serata, perché io non sarò qua a condurre, naturalmente. Miriana. Buonasera. Allora, lei è una mia allieva, naturalmente, quindi è una cantante soprattutto, però dato che presenta spesso, io gli ho dato l'incarico di presentare stasera, perché questa sera io non voglio fare niente, voglio vedere lo spettacolo, ok? Allora, vi lascio con Miriana, con un brano bellissimo di Etta James, tanto per aprire la nostra serata qua al Tettuccio, che si intitola? Something's Got a Hold on Me. Miriana Cecchi, che poi la vedrete continuamente. Buona serata. That I never, 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 never had before, no, no. Gotta tell you right now that I really do believe that something's got a hold on me, yeah, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything around me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even saw a sweet old when I talk. Said I oh, 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 oh. I said baby, oh, it must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah, yeah. Oh, it must be love. Oh, 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 something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I never felt like this before. Put a hood in on me. I said I owe. Oh, 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 oh. I said baby, oh, it must be love. Yeah, it was fake love. 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 In the middle of the night. In the middle of the night. Allora, io non ti lascio da sola, perché tanto okay. Lo so che va a finire così. Bravissima, posso dire tutto, non è un concorso. Quindi, poi ci alterneremo naturalmente. E la seconda artista che presentiamo insieme, tra l'altro sono venuto anche per portarti la cartella, no? Perché eri rimasto da sé, senza, quindi io... Ok, ho la cartellina sotto. Perfetto. Allora, prontissima. Questa mia allieva... È un allieva che, siccome sono i 5 anni della scuola, quindi ci sono anche degli allievi che fanno altre cose, oppure hanno smesso, oppure continuano, ma magari frequentano di meno. Lei è una delle mie prime allieve che ho avuto nel 2008.
Certo, mi ricordo tutto. Si chiama Clarissa Nocentini. E canta If I Ain't Got You di Alicia Keys. Buonasera. Applauso a Clarissa Nocentini. E adesso passiamo ad un'altra allieva, sempre che studia all'Accademia della Voce di Montecatini, ed è Esmeralda Meschi. Un applauso. Là, io l'accompagno, poi scendo, perché è la prima volta che canta. Quindi mi raccomando, applauditeli tantissimo. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi
ricerca, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano. Vero? Vieni. Allora, Esmeralda Meschi. Ok, passiamo alla prossima, allieva, che canta L'amore si odia. Sì. Ed è Sonia Cherry. Anche lei è la prima volta che si esibisce, quindi... Yeah.
dire vieni qua, le solite parole, un equilibrio instabile, instabile, che crolla il vento di una nuova gloria, l'amore si odia. Se fosse così facile, fosse ancora innamorata di te, ed ogni pezza lo sai, si dice di essere una rosa, per ogni goccia vorrai, di luce sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito della mia vita, è tutto quello che conta, se conta, se la impronta sulle dita. Sonia, ce l'hai fatta! No, perché era preoccupatissima oggi, non lo sapete, non ci vengo, ce la devo fare. È andata bene o no? Oh! Va benissimo. Sappiate che lei è una grande nuotatrice, fa un delfino fantastico. Veramente. Allora, andiamo avanti con la prossima, Ilaria Rossi. Ilaria ci canta Cullami, il brano di Emma Marrone, giusto? Cullami, Ilaria Rossi.
maestro, passiamo alla prossima cantante che ci canterà Indimenticabile ed è Federica Colosio. Abbiamo un'altra cantante che ha una voce incredibile a parer mio, si tratta di Tati Severini e ci canterà Tra te e il mare. Brava. Applausi! Applausi, ma tanti! Tantissimi applausi! Ok? Siamo pronti! Tra te il mare, Tati Severini. Più di dividermi
Tati Severini. Sappiate che questa ragazza, io, non è di qua, lei è venuta apposta per fare lo spettacolo perché abita a Pesaro ed è una mia allieva di Skype, perché io insegno anche attraverso Skype e lei è una mia allieva che settimanalmente fa lezione su Skype. Quindi un applauso doppio, no? Perché è venuta dalle Marche apposta per noi stasera, eh? Grazie. Tati Severini. Ok, intanto vi presento la prossima cantante, che è Federica Filippelli, e ci canta My Heart Will Go On. Un applauso a Federica. Federica, eccola! Era preoccupata anche lei oggi, sicché mi raccomando, ogni volta che vedete salire una cantante, perché di questo si tratta, applaudite tantissimo, perché sono ai loro primi applausi e quindi sono quelli che poi si ricordano, no? Quando saremmo diventati, spero, fare la carriera che si meritano. Quindi non spellatevi le mani, perché è meglio, ok? Federica Filippelli. Grazie. Every night in my dreams, I see
Federica! No, dai, sono bravi, no? Io non dovrei dirlo perché li sto insegnando io, per cui sarebbe fuori luogo, no? Che ne pensi? Dillo te. Ok, perfetto. Allora, Federica, allora io volevo ringraziare anche Tele Montecatini che sta riprendendo tutta la serata insieme a Verde Azzurro TV, perfetto, canale 74 del Digitale Terrestre. Siamo in sync, perfetto. E poi a Daniele, alla console, che sta facendo un lavoro fantastico. Allora, andiamo avanti con Anna Tramontano, che ci canta Love Story. Anna Tramontano. Qua. Allora, Anna Tramontano, un applauso.
No, se lo meritano, io lo dico sempre, perché è un incoraggiamento continuo, no? Non trovi? Anch'io trovo. Allora, Diletta Cortopassi. Prima abbiamo Valentina Sforza. È vero. Oh, no. Ti ho fregato. Vabbè, inverti. Puoi invertire, no? È un errore mio. Ho letto lei, invece c'era Valentina, vabbè. Quindi adesso abbiamo Diletta Cortopassi. Vabbè, ormai Diletta Cortopassi. Magari. Che si alza il microfono, sì. Grazie. Il primo errore, spero l'unico, l'ho fatto io. Ecco. Buonasera a tutti. Allora, canta Amami. Valentina Silvestri, che lei allieva da un annetto e mezzo circa, sì. Canta Vivimi, il brano di Laura Pausini scritto da Biagio Antonacci. Vivimi.
Valentina Silvestri, l'emozione veramente a volte fa, non importa, ma qui siamo fra amici, e poi questo è un bel palco, è un palco bello che ci emoziona comunque. Senti, allora io intanto mentre che parlo, perché racconterò qualcosa sicuramente, io organizzo una cosa molto carina che vedrete presto. Là, ok, allora, mi abbasso, non perché sono così basso, ma quasi, perché adesso ne vedrete delle belle. Tengo questo. Poi guarderò, ci troverò le formiche un po' io me le mangerò. Ti basta un po' che il riccio è lo stretto indispensabile e i tuoi
Da Roma ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da migrato mica sono cambiato, io sono Romeo per meglio del Colosso, io fermo non ci sto, proprio non me va, se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' m'acchitterò e me ne andrò in città, già, e poi laggiù tanta scena farò,
ed ogni gatta che me vedrà dirà che pelliccione, che simpaticone, quello è Romeo. Who is the girl I see staring?
l'amore. Sa Vanessa Gadigani, che era fuori dal medley, però siccome noi ti seguiamo anche una scuola di musical, lei sta facendo il corso per musical, quindi un applauso, è la prima volta che si esibisce come cantante. Ok, allora Carmen Mirto. Sa, io faccio tutto qua, faccio il microfonista, faccio ok. Buonasera. Carmen, qual è il tuo brano? Che io non ho girato il foglio? Bound to You. È vero, Bound to You, un brano portato a successo da Cristina Aguilera. Carmen Mirto.
Adesso abbiamo... Carmen, voilà! Fischiamo tutti noi. Aspetta, cambia il microfono perché mi hanno detto hai preso il microfono sbagliato, maledizione. Seconda gaffe della serata, io. Ok, allora, adesso abbiamo un'altra cantante ed è Lisa Riafina e ci canta Skype. Un applauso. Skype. Thank you.
Lisa aria fina mentre che io porto la seggiolina. Un'altra, due, no, perché adesso c'è un momento seduto, no scherzo, c'è un momento diverso perché cantiamo ma suoniamo anche, giusto? Sì, come vuoi, qui fai fare tutto. Allora, qual è il brano che ci canti intanto, me lo ricordi? Wherever you will go. Un attimo, no, niente, intanto volevo salutare Enzo Longobardi che è qui con noi stasera, che è patron della manifestazione Baby Voice, che è un festival molto importante, collaterale al Festival di Castrocaro, perché quest'anno ho collaborato con lui per la prima volta, conosco da 20 anni a dire la verità, però ho collaborato per la prima volta con lui, poi tra un po' salirà sul palco e ci racconteremo qualcosa, vi racconteremo questo festival, come è andato, il disco che viene prodotto con i bambini, infatti il brano iniziale e quello che chiuderà sono tratti appunto da questo disco che abbiamo prodotto insieme a Michele Pecora. Ok, siamo pronti? Ok, allora Riccardo, sei pronto? Il capotasto è pronto, vedo tutto, yeah. Il microfono di Vanno. Ok, Riccardo. Riccardo,
e Veronica. E Veronica, giusto. Grazie. Sembra un caso, no? Unplugged completo. Unplugged. Fantastico. Facciamo di tutto noi qua, giusto? Allora, la prossima mia allieva, perché vi dovete capire che questo metodo che io insegno, che si chiama Speech Level Singing, di cui sono un insegnante certificato, è un metodo che praticamente è utile per tutti coloro che cantano. Ogni... E il brano che vi presenta si intitola Another Day. Another Day. Esther.
Grazie. Esther. Strano, vero? Allora, no, qui stiamo cercando una base, perché a volte succede anche questo. Quindi avrei bisogno di Beatrice Giannanti, se è in zona. No, non c'è in zona. Allora andiamo avanti. Vanessa? Vanessa? Puoi salire te? Stiamo cercando una base, quindi sei qua. No, la tua c'è. Ben, Vanessa Barni! Improvvisiamo ora. Buonasera. Allora, il brano che ci presenta Vanessa si chiama Starship. Basta. Vanessa Barni. Stasera vi faccio. Red one. But the story is that they come back with a turn out. Let's go to the down, to the down, oh. Yes, come in the zone with a two, three, leave a good two. And I'm blue, but I'm all out to sing. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Then I get them, get on the floor, go on. Like a show that dance, so give me more, more. The era am. Dal primo all'ultimo. Lei Vanessa, fantastica. Allora, adesso il prossimo cantante lo presenti tu. Okay. Ok, vado. Allora, il prossimo cantante è Simone Del Freo. Un applauso. Voilà, salve. Cosa ci canti? Un brano mio di Marco Del Freo, Costino Gabrielli, Un brivido in scatola. Un brivido in scatola. Simone Del Freo. Grazie.
mare, perché sono attini, sono gli attini che formano qualcosa dentro un fulmine che illumina, è un attimo che può cambiarci un brivido, in scatola non lascerà il brivido, Simone, ce la fai? Sì. Ok, allora andiamo avanti. Grazie. Con Beatrice Giannanti. Ho fatto anche la rima, andiamo avanti. Canta Vivere per amare, il brano molto reso molto famoso. Gobbo di Notre Dame de Paris. Così bella la notte
Beatrice Giannanti. Adesso accogliamo sul palco un'altra cantante che ci canterà una canzone che si chiama Insieme a te sto bene, e lei è Ami Graziano. Ciao a tutti. Ami Graziano. Grazie ancora. Ok, là. Allora. Adesso, okay, adesso che il microfono è acceso, abbiamo una ragazza che ci canterà Get It Right, ed è Chloe Cabaltera. Whatever done, I wish I could.
Cavaltera. Allora, adesso stiamo quasi, no? Siamo quasi alla fine, no, non ancora, ci sono ancora alcuni cantanti, tra l'altro molto bravi, come del resto lo sono stati finora gli altri. La prossima artista suona uno strumento particolare, bandura, no? Se non mi sbaglio, vero? Sì, è uno strumento tipico ucraino. Lei si chiama Asia. Sta arrivando tutto, sedia, noi stiamo qua, improvvisiamo, ma vedrete una cosa bellissima. Il pezzo che ci presenta è un brano di Ornella Vanoni che si intitola Noi donne noi, man mano che ci organizziamo. Facciamo tutto, perché io qua adesso so come so cosa fare. L'avevo visto. La Asia.
ma tu cosa mi sei? Leggere non puoi l'angoscia che ho qui in fondo ai cuori. È facile per me, per chi pensa solo a sé, non curarsi di te, non soffrir per gli altri, non morire. Noi, le donne noi, a volte angeli, lo sai. Ma che prezzo ha, quanto ci costa, chi è donna sa. Fatti bella e poi uscir cercando di essere libero. È difficile, lo sai, immedesimarmi in te, non vedere l'altra gente, non ingelosirti, non ferirti. No! Asia, un applauso! E mentre porto via la sedia, è il momento di Ilenia Suffredini. Ilenia ci canta un brano molto bello di Adele, che si intitola? One and Only. One and Only. Ilenia! Someday you'll let me be, oh, oh, you
No, perché allora non è ancora finita, ci siamo quasi, perché io volevo invitare sul palco un mio amico grandissimo, Enzo Longobardi. Abbiamo fatto un'avventura insieme quest'anno noi. Lui organizza con Michele Pecora e poi con tutta l'entourage di Castrocaro. Buonasera. Buonasera. Cioè, questo posto è veramente una cosa eccezionale, bellissima, veramente molto bella. Veniamo da Castrocaro, ma devo dire che qui è molto molto più bella. E chissà che un giorno non possa nascere il primo festival di Montecatini Terme. Sarebbe molto bello. Io stasera sono qui perché tra i ragazzi del Baby Voice, Baby Voice è un festival nato quest'anno collegato a Castrocaro, abbiamo avuto anche due bambini di Montecatini, due sul palco e qualcuno no, comunque due erano sul palco su Rai 1. Devo dire che Marco sta facendo un lavoro veramente eccezionale, in 5 anni è già riuscito ad ottenere ottimi risultati, cioè avere dei bambini su Rai 1 è una cosa abbastanza importante, una cosa abbastanza giusta.
Presumo che l'anno prossimo avremo ancora altri risultati, perché i ragazzi che abbiamo conosciuto saranno sicuramente indirizzati verso alcuni programmi televisivi, tipo Io Canto, dove l'altro giorno un autore di Io Canto ha già individuato alcuni ragazzi di questa zona, su Castrocaro soprattutto quello per i più grandi. Non è detto che noi di solito suggeriamo a The Voice, X Factor, ad amici dei giovani, e non è detto che anche loro possano essere presi da queste trasmissioni. Comunque sono molto contento di essere qui, perché questo posto sa di antico, sa di bello, veramente qualcosa di eccezionale. Vi ringrazio. Grazie Enzo. Tra l'altro lui ha prodotto questo disco insieme a Michele Pecora, chiamato Disco Volare, che uscirà tra pochissimo, e quindi potete acquistare anche, volendo, questo disco con le voci di tutti i bambini d'Italia e anche dei miei, perché li ho 7 dentro il disco, tutti i bambini che avete visto cantare stasera. Allora, adesso io, prima di chiudere la serata, perché non è finita qui, vi volevo presentare, diciamo, l'inizio di tutto, perché è venuta qualche anno fa, quindi nel 2008, quando io ho aperto la scuola, una bambina che aveva 8 anni e che veniva dalle Filippine. E io iniziai ad insegnargli a cantare, cantava già molto bene, a dire la verità, adesso è molto migliorata però. E quest'anno mi ha dato una grande soddisfazione, tra l'altro ha fatto Ti lascio una canzone. Lei è, la conoscete già, Camille Cavaltera. Vi lascio con lei. Buonasera a tutti. E stasera vi canterò una canzone di Leona Lewis che si chiama Footprints in the Sand. Spero che vi piaccia.
vorrei dedicare questa canzone che canterò a tutte le persone che mi hanno sopportato quando ero ancora a Ti Lascio una canzone, e sarebbe Ami, Laura e suo marito, Vittor Ugo e tutte Tati, certo, e tutte le persone a Montecatini Terme. E vorrei proprio dedicare questa canzone soprattutto a mia famiglia, soprattutto a mia mamma, e si intitola A colori, è proprio un mio singolo. Grazie mille. La mano anch'io. Allora, ci vediamo 18 agosto sempre qua al Tettuccio per la seconda serata. Grazie. 19, madonna ragazzi, che gaffe tremende stasera. 19 agosto.